Ok, bella a tutti ragazzi, sono il Gisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox. Continuiamo, dobbiamo andare a scuola, penso. Ancora a scuola? Non ti hai ancora stancato? Ma è il primo giorno che andavo, mica. Mi sa che sta iniziando a capire anche lui, eh? Che alla scuola dobbiamo andarci sempre. Wow. Ah, ok. Che strano. Non è neanche suonata la campanella. Inizieremo con la matematica. Ma non è suonata la campanella. Esigo silenzio assoluto durante la lezione. Eh? Oh, scusi. Così va meglio. Inoltre, a partire da oggi, utilizzeremo l'onda studio. Mumble, mumble. Ma come mai di colpo? C'è qualche problema? No. Oggi il signor Shepard è un po' strano. Siete pronti? L'onda studio è stata attivata. Ehi! Le tabelline mi stanno entrando in testa. Sembra proprio di sì. 1 per 1, 1 per 2, 1, 2, 1 per 3, 3. Cosa? 3 per 3, 9, 3 per 4, 12, 3 per 5, 15. Non è per niente una bella sensazione. Sembra farsi strada per entrarmi in testa. Ehi, Geo, metti un attimo il tuo visualizer. Ok. Eccoci. C'è una cosa strana sospesa in aria sopra le nostre teste. Quello non è l'onda studio? Non sembra un'onda molto piacevole, vero? Eh? Cosa vorresti dire? Non penso che faccia bene al corpo umano. What? Qualche minuto dopo... Mumble mumble. 9 per 8, 72, 9 per 9, 81. Com'era brutta e silenziosa la lezione di oggi? Innanzitutto non puoi dire com'era brutta la lezione di oggi. Com'è brutta e silenziosa la lezione di oggi? Vabbè, però lasciamo stare. Tutto per colpa dell'onda studio. È completamente diversa da quella di ieri. Adesso è giusto. Che noia. C'è stato! Minchia. È troppo noioso per voi? Le lezioni non devono essere per forza essere allegre. I voti sono la cosa più importante. Dovete migliorare i vostri voti. Sempre di più, sempre di più. Oh, what? Ah! Ah! Signor Shepard! Chi è quello? È arrivato! Chi è arrivato? Sono cambiato. Gli ideali non mi servono più. Ieri sera è diventato tutto chiaro. Ora so cosa è davvero importante. Onda studio, continuate la trasmissione. Ah! Continua ad arrivare! Mi riempie il cervello! Oddio, non riesco a leggere! Ah, mi gira la testa, troppi numeri! Watashi wa luna, watashi wa luna, watashi wa luna, sto perdendo! Domo arigato, domo arigato, domo arigato! La testa! Qualcuno mi aiuti! Ehi, ora capisco, non cambierò idea. Ah, ci stava ripensando, perché gli è passato un braccio nella lavagna? Cose strane. Nel mezzo del cammino di nostra vita. Ehi, Geo, svegliati! Quella è la divina commedia! Mi ritrovai per un osservo oscuro. Ho perso completamente la testa. È colpa di quell'onda, non ho altra scelta. Geo, se mi senti, stringi i denti. Cosa vuole fare? Pugno sinistro! Aia! Aia, 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 aia! Ehi, cosa ci faccio qui? Perché mi fa male la guancia? Sei tornato normale? Mega, c'entri qualcosa con la mia faccia? Ora non c'è tempo! Dobbiamo prendere quel tipo di prima. Era libero, la vita di DFM è dell'equilibrio. Lo devo fare per forza io. C'è qualcun altro? E poi... sei un eroe, no? Non iniziare a chiamare... anche tu a chiamarmi così. Perché parli da solo? Wow! Pat? Che disastro che è successo al prof! Stai bene? Sì. Strano, eh? Sì, meno male che stai bene. Sembra che siano tutti in pericolo. Devi sbrigarti a fermare l'onda studio. Come posso fare? I comandi dell'onda sono nello studio. Penso che il prof sia andato proprio lì. Nello studio. Ok, ho capito. Signor Shepard!
Ma guarda, un ragazzino che salta la scuola. Perché ci sta facendo questo di colpo? Non devo spiegarti nulla, è un problema da grandi. Posso solo dire che questa scuola diventerà una delle migliori. Tutto qui. Allora, quello che ci ha dato prima erano bugie? Non diceva che esistono cose importanti oltre alla scuola e ai libri? È che... Riprenditi, stai perdendo il tuo prezioso equilibrio. Non devi preoccuparti. A proposito, Gio, come fai a muoverti così liberamente? Ah, ho capito. L'onda studio non è abbastanza forte. Perciò... Oddio. Se è così, aumenterò la potenza. E questa volta la controllerò da qui. Perché? No, sono entrati nel comp. Allora, dobbiamo usare l'onda in. Metti visualizzer, Gio. Fantastico, neanche un vortex. Non ci sono vortex. E bene meglio. Dobbiamo usare l'onda in da qualche altra parte. Andiamo a cercare un vortex. Cambio di onda M, Gio Stella, sei in onda. Ragazzi, come me sapete, visto che c'è la battaglia col boss, vediamo di farlo durare un po' di più questo episodio, perché lo taglierò anche. Quindi vediamo di farlo durare un po' di più. Cosa sta succedendo nel frattempo? Sai, che c'è adesso? Ma non era in classe. È vero. E se gli dovesse succedere qualcosa? Puoi pensarci quanto vuoi, ma non ci puoi fare un bel niente ora. Prima dobbiamo sconfiggere l'Idra. Sì. Pensi davvero di riuscirci? Chi ha parlato? Quella voce. Ma io non la sento le voci. No! È il tipo di prima! Siamo già occupati con Libra e ora dobbiamo anche pensare a questo? Green, cos'è Green? Ehi, che ti prende, teppista? Lavori per Libra? Questa volta non mi scappi. Ecco che arriva. Preparati, Geo. Geo? No, no, non posso sconfiggerlo. Perché ho perso l'altra volta. Ragazzino, non dire fesserie. Ma... E i tuoi amici? No, non sono un eroe. Non voglio farmi male, odio il dolore. Hai finito? Ah! Beccati questo. Ah! Accidenti! Strizza. Che male! Non ce la faccio più! Sto per svenire! Ah, perfetto, fantastico! Sono morto! Forever and ever! No, forse no. È il paradiso. Dove sono? Ah, ho capito, mi avrà mandato qui quel tipo. Ehi, non sei poi così lontano. È normale che sia così deserto? Geo! Chi parla? Basta, comparse strane. Ah no, sei tu, ok. Non vorrei arrenderti proprio adesso. Questa ombra è il tipo dell'altra volta. Siamo sicuri che non sei così debole. Parlate sempre del mio potere, ma io non ci posso fare proprio niente. Sei sicuro che vuoi arrenderti? Davvero non le senti? Le voci che ti chiamano? Voci? Yut? Sento che uno sente yut? Eh? Yuto! Aiuto! Aiutaci, Mega Man! Luna. Basta! Non voglio correre altri pericoli! Non sono così forte! Non sono un eroe! Sono solo uno scolaro delle elementari! Quindi... Quella ragazza crede in te. Crederà in te fino alla fine. Ti ripeto, Gio, vuoi arrenderti? Io voglio proteggere. Quella ragazza crede in me. Voglio proteggerla. Finalmente. Finalmente hai pronunciato quelle parole. Se combatti per qualcuno a cui tieni davvero, la tua forza sarà ineguagliabile. È questo che ti rende umano. Combattere per qualcuno? L'addestramento è finito. Ora puoi disporre del potere delle stelle. La Star Force. Sì, ragazzi. Tutto. Perché brillo fosforescente? Il mio corpo!
Oddio. Cosa sta succedendo? Da dove viene tutto quel potere? Io la proteggerò! Yeah! Guarda! Impossibile! Ah! What the hell? Wow! Questa è la Star Force! Con questa lo posso battere! Interessante! Questa volta non perderò! Capito? Ok, andiamo! Ok ragazzi, per ottenere un contrattacco il Gatling è l'arma migliore. Si comincia. Aia, batta badata. Vediamo il colpo caricato. Vieni qua. Quelli! Lo congela davvero. No, ho tenuto un contrattacco. No, troppo vicino. Non puoi andartene, ma non volevo andare, non volevo fare più. Stoppalo. Oh, un contrattacco! Oddio! Non so cosa faccio, fai qualcosa, ti prego! What? L'ho ucciso! Non ci posso credere, l'ho ucciso con un colpo! Me la pagherai cara! Ah, non l'ho neanche sconfitto! È scappato. La Star Force, che potere, possiamo battere chiunque. Sì, ma è anche merito suo. Grazie Luna, tu mi hai reso più forte. Ora tocca a me, io ti proteggerò, puoi contarci. Ok, ora andiamo allo studio. Quella voce. Mega Man? Wow. Dizionari come onda. Come strada. Il signor Shepard è sicuramente qui in giro. Meglio mettersi a studiare. Cosa vuol dire? Meglio mettersi a studiare. Va bene ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento. Mettete un mi piace. Iscrivetevi. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Dove sconfiggeremo Libra. Bella ragazzi. Allora, ho baciato sempre che la mia ex. Dai, mi piace un po'. Gesù, traditore! Come hai osato?